buongiorno. Buongiorno. Allora, una trasferta da Ferrara, una trasferta nuova per Lentella, però ricca di storia. Beh, sì, io ci ho pure giocato là. C'è il quadretto com'è questo? 24 anni fa. Il forno è anche adesso, quindi è un po' No, molto meno in forno. Vabbè, è una bella piazza, è una bella tradizione e credo che alla fine stia anche, sia tornata in un campionato che le spetta, perché ha un bel seguito ed è anche un'ottima squadra. Hanno meritatamente vinto un campionato, hanno portato avanti quel tipo di mentalità, di identità, che è ben marcata, una squadra molto organizzata, inserendo però quei 3, 4, 5 giocatori di categoria che si sono subito calati bene. È un bel banco di prova perché è una squadra che appunto sta facendo bene. Anche la partita che ha perso a Benevento nel primo tempo ha creato molto più del Benevento. Però al di là di questo noi facciamo il nostro percorso e abbiamo anche voglia di vedere fuori casa che tipo di risposta riusciamo a dare. Ecco, tra l'altro abbiamo visto sotto due aspetti questa partita, perché è una partita importante di per sé, però è anche la prima di un trittico ravvicinato. Questo le porterà a cambiare qualcosa rispetto a lunedì? Ma la prima partita non tanto, perché dopo sono considerazioni che forse vengono fatte da seconda partita in poi, vedendo come i ragazzi stanno. In questo momento le scelte sono fatte in base alla partita e basta. Però ci si deve il fatto che si aggiunga anche la disponibilità di Amarillo, tra le tre precedenti, di Costa Pereira, di Paola e Keita. Sì. Questo crea qualche problema di numeri proprio. Ma in un settore qualcosa in meno abbiamo, però vedo che anche i ragazzi che stanno lavorando lì, penso a Di Paola, penso a Vlena, penso anche a Belli quando l'ho messo, insomma hanno fatto sempre una buona crescita, sono in crescita dall'inizio, quindi non ho problemi. Anche la partita che abbiamo fatto contro il Genoa, dove hanno fatto un tempo a testa, tutti quanti hanno dato delle belle risposte, quindi da quel punto di vista va bene, perché poi nell'arco della stagione ci sono dei momenti dove qualcosa ti manca, però in maniera molto obiettiva dobbiamo guardare a noi, a non fare, cioè a non trovare alibi, ma solo a cercare di far meglio possibile, perché appunto di tutto quanto non è che siamo decimati, anzi. Ecco, la partita col Pisa qualcuno l'ha giudicata un piccolo passo indietro rispetto a quella con l'Avellino. Lei è d'accordo oppure è solamente un momento di crescita? Comunque ci va anche dal lato anche a Pisa, che è una squadra più forte di quello che si pensava. Io penso che la Serie B ogni settimana ti mette davanti sfide diverse, con caratteristiche diverse. La partita di lunedì ha preso una piega diversa, però l'atteggiamento dei ragazzi è stato forse meno estetico, meno di qualità del fraseggio, però di sostanza ugualmente, dove la partita come intensità secondo me l'hai tenuta bene fino a 10 minuti alla fine, e tenendoli anche nella loro metà campo sempre fino a 10 minuti alla fine. Se guardiamo le due traverse, sono frutto di due episodi eclatanti, perché quando sono traverse sono eclatanti, però una è una palla innativa da tre quarti campo e una è un corner. Però nella manovra, nello sviluppo, hai tenuto bada una squadra che fa quello da un anno, quindi è proprio mentalizzata, e che poi dopo lo fa anche bene, quindi secondo me non era semplicissimo. E mi è piaciuto come è stata interpretata. Poi le partite appunto sono sempre diverse, hanno sempre difficoltà, anche quella con la Spalle sarà ancora diversa, non so dove ma non solo per noi, anche per loro, perché poi siamo ancora all'inizio, quindi tante sfumature le vedi in campo. Però l'atteggiamento a me è piaciuto, di una squadra che è stata sempre sul pezzo e non ha mai sbandato. Siamo andati un po' in difficoltà magari gli ultimi 5-7 minuti, però va bene così, insomma. Buongiorno mister. Buongiorno. Intanto io volevo chiederle sugli infortunati, come sta Fabio Gerli? Sta migliorando, ancora non, i tempi non sono vicinissimi per il rientro, però sta migliorando. E invece per quanto riguarda Keita, non sarà ancora tra i convocati in queste tre partite, oppure c'è possibile rivederlo? Vediamo, è molto più avanti rispetto a Gerli, però sono quelle situazioni dove c'è ottimismo, ma dobbiamo andare avanti anche un giorno alla volta, quindi
vedere inizio settimana come sta e poi valutare con lo staff medico tante cose e vedere, però sicuramente non è lontanissimo, se tutto va bene, incrociando le dita, non è lontanissimo il suo rientro. Per quanto riguarda invece due giocatori che abbiamo visto poco per vari motivi, che sono due nuovi acquisti, c'è cioè Diaw, che è andato in tribuna spesso, e Beretta. Sì. Quali sono le loro condizioni anche emotive nell'allenamento, se sono comunque carichi e magari potranno tornare utili a breve? Visto Allora, tante sono due rotture. situazioni diverse. Noi abbiamo sei attaccanti davanti e con Diav, rimanendo il fatto che è un giocatore che continuo ad apprezzare, però devo anche in questa fase magari dare un po' di continuità a certe scelte. Lui sa che è la mia stima e sa che arriverà al suo momento. Deve avere la forza in questo ora di stringere i denti e lavorare e farsi trovare pronto in questo momento, però nel momento giusto. Però con molta fa parte del progetto e spero e sono sicuro che avrà anche le sue opportunità. Adesso magari ci sono abbiamo meno centrocampisti e gli attaccanti, però deve continuare a lavorare come sta facendo. Con Berretta io penso che in queste partite potremo vederlo già in campo perché insomma sta lavorando bene e ha delle belle caratteristiche. Sono curioso di vedere come le mette a servizio della squadra. Per quanto riguarda il centrocampo, io nel post Pisa gli ho fatto una domanda che gliela ripropongo un po' in maniera diversa, però è più o meno la stessa cosa. Non crede che in mezzo, senza nulla togliere a Troiano, che sicuramente è un ottimo centrocampista, uno dei più forti, credo, della categoria propria, però a mio avviso magari ha delle caratteristiche diverse da Cerri e Di Paolo, ovviamente. Certo. Non crede che lì davanti manchi qualcosa? Perché ho visto spesso anche i difensori cercare di saltare il centrocampo per arrivare in attacco, magari con i lanci. Non crede che manchi un regista lì davanti alla difesa, secondo lei? Ma io credo che in analisi bisogna mettere tutte le partite e se guardo la partita tipo da Avellino la squadra ha manovrato tanto contro Iano Mediano. Quindi quando trovi un avversario che cerca a tutto campo degli uno contro uno come ha fatto il Pisa, anche se metti un regista fa più fatica, poi logico che ha qualità, cioè, però perché loro hanno messo proprio Mannini su Troiano, l'avrebbero messo su Di Paolo o l'avrebbero messo su Gerli o su Pirlo, appunto. Quindi alla fine non credo che dipenda da lui perché l'interpretazione che sta dando al ruolo mi piace. Poi sono convinto che nell'arco della stagione, per i ragazzi che abbiamo, per tante cose, può essere che troveremo anche alternative, però non è il problema di martedì. Penso che lunedì è stata una partita molto bloccata, dove però ma ci sta, magari se viene fuori un episodio si riapre la partita perché saltano un po' gli equilibri. Non è andata così, è stata una partita molto fisica e anche mentale, perché appunto fino alla fine bisognava stare sul pezzo. All'inizio anno si era molto parlato, all'inizio della stagione Sì. si era molto parlato di Paola e Gerri, un po' un dualismo anche in mezzo. Forse l'arrivo di Moscato è un po' cambiato No, 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 le non è che è arrivato Moscati. Allora, Di Paolo ha saltato il primo mese, poveraccio, per forse di più di un mese gerarchie. Sì, anche. più di Un mese e mezzo. Quindi, e Gerli si è fatto male, quindi non è che sono stati accantonati. No, no, certo. Di Paolo sta crescendo in maniera importante e quindi anche lui avrà spazio, e sono convinto anche in queste partite. E Gerli lo aspettiamo, non è cambiato niente. Poi ovviamente con tre partite ravvicinate Qualcosina. anche giocatori d'esperienza nella categoria non hanno magari l'abitudine a giocarle come magari in Serie A. Ma Giocare tutte le vediamo, giorni. valutiamo con calma e intanto pensiamo a questa e mettendo tutte le nostre energie per questa. Poi dopo da domenica, da sabato sera penseremo a partire col Perugia. Grazie. Prego. Perfetto. Posto.